Uno degli assi portanti per l'evento Torino 2015 Capitale Europea dello Sport è la formazione e il coinvolgimento degli studenti a più ampio spettro. Ma intanto 100.000 studenti universitari a Torino sono un numero importante che rappresenta oltre il 12% della popolazione dall'ultimo censimento. È importantissimo coinvolgerli in questo percorso culturale sportivo, anche perché sono i primi fruitori dei nostri impianti e delle nostre attività. Inoltre l'università ha un'altra funzione, ha una funzione di andare a catturare quegli studenti che non fanno già sport, e quindi abbiamo chiuso un protocollo d'intesa proprio con il Politecnico, l'Università di Torino, che permetterà di andare a fare promozione sportiva, ad esempio con la creazione dei mercoledì dello sport, cioè una serie di convegni a tema tecnici col Politecnico, più umanistici e scientifici dal punto di vista delle scienze dell'università con l'università, che permetteranno quindi di stimolare e fare promozione sportiva. E quindi io questo penso che sia una cosa molto importante, perché, come dicevo nella presentazione, l'eredità di Torino 2015 non è fisica e infrastrutturale, ma è esattamente il contrario, cioè culturale e di contenuto e di promozione sportiva. Quindi un grazie a tutti gli studenti che vorranno partecipare a questo progetto. Il tema formazione e sport è un connubio, un matrimonio indissolubile, non è previsto il divorzio, perché evidentemente uno intraprende un percorso formativo universitario la cui efficienza dei risultati e nella lunghezza io penso che sia direttamente proporzionale allo sport che fa. Lo sport apre la mente, permette di assimilare meglio le nozioni formative che gli vengono date al nostro cervello, e quindi questo connubio è un connubio secondo me indissolubile e sarà proprio alla base di Torino Capitale Europea dello Sport. Noi dobbiamo pensare a una visione di lungo termine, di lungo periodo. Il turismo sportivo e l'indotto che viene prodotto dalle manifestazioni sportive ha una dimensione economica dell'1,6% del PIL nazionale e del 2% del PIL europeo dal punto di vista economico del supporto delle attività produttive. Dal punto di vista del turismo, voi pensate, faccio un esempio, che il campionato italiano di tennis tavolo porta circa 9.000 atleti più 9.000 accompagnatori, e quindi ha una ricaduta turistica sulla città importante per una città che aspira a diventare a tutti gli effetti una delle più grandi città turistiche nel percorso del turismo italiano. Perché oggi in un mercato globalizzato anche il mercato sportivo è un mercato importante. Basta dare questo esempio per capire: andate a vedere una partita dell'NBA o dell'NFL, dell'NHL, scusate, e vedrete la differenza con una partita delle nostre squadre italiane. Lì hanno un contorno di marketing sportivo importantissimo, il cui indotto economico è ancora più importante. Quindi certamente la via da seguire è quella di sviluppare questo indotto economico.